Cambiamenti sono notevoli, la guerra diventa sempre più una guerra totale, che nasce quella nel 14, diventa sempre più chiaramente una guerra tecnologica, una guerra che ricorre a, oggi si dice, mezzi, armi di distruzione di massa. Questi mutamenti sono sempre più evidenti e la guerra è il fulcro, quindi la guerra è la matrice di una rivoluzione tecnologica. Molte delle grandi innovazioni tecnico-scientifiche che hanno segnato il Novecento sono nate durante la guerra, perché la guerra è un'occasione straordinaria di sperimentazione, di investimento di mezzi straordinari per creare, c'è una concentrazione di cervelli, pensiamo, il simbolo di questo fenomeno è Los Alamos, dove si concentrano gli scienziati che concepiscono e fabbricano la bomba atomica. Però lo spartiacque è il 14, vale a dire, è nel 1914 che il mondo scopre un modo nuovo di fare la guerra, del tutto sconosciuto. Insomma, esistevano tutta una serie di premesse, di avvisaglie, di segnali che non erano stati, come dire, metabolizzati. Ben pochi erano riusciti a decifrarli e a interpretarli, ma nel 1914 il mondo scopre la guerra come massacro industriale. Ecco, questa è la grande novità. Quindi la guerra come esperienza antropologica che coinvolge un continente nel suo insieme, il quale scopre la morte anonima di massa, una perdita di qualità, di valore della vita umana. Ecco, questo è vissuto ed è anche il momento in cui come dire, la democratizzazione delle società europee, usando il termine democratizzazione in un senso più sociologico che politico, quasi in un senso tocquevilliano, ecco, l'avvento delle società di massa e della guerra di massa. Dopo la Grande Guerra, ecco, è un trauma che viene elaborato, il lavoro del lutto che segue, l'elaborazione del lutto che segue la guerra, coinvolge tutti. Ogni villaggio in Europa ha il suo monumento ai caduti, quindi la guerra si grava nelle memorie come un olocausto, e nel caso della Grande Guerra direi che il concetto di olocausto è del tutto pertinente, non nel caso dello sterminio degli ebrei, è molto discusso. Ma è un olocausto perché è un sacrificio richiesto a una generazione in nome della patria, e l'elaborazione del lutto è un fatto che coinvolge le società nel loro insieme. Insomma, per la prima volta l'eroe è il soldato anonimo, che è anche un nome, ma che rappresenta tutti i soldati, non è più la guerra delle élite, la guerra delle aristocrazie, la guerra degli eroi, è la guerra degli uomini comuni. E questo è un grande mutamento, ma se mettiamo insieme tutti questi pezzi, i mutamenti tecnologici, il mutamento nel modo di fare la guerra, la percezione della violenza, il trauma collettivo, questo crea un salto di qualità, una trasformazione della quantità in qualità, per parlare per in termini così grossolanamente hegeliani,
che indica come il mondo è stato proiettato in una dimensione nuova, diversa.